Vediamo un po' qui se è perfettamente allineato. Molto bene, molto bene. E qui ho subito messo sotto la telecamera l'aggiornamento della nostra roadmap, diciamola così, della nostra roadmap, l'aggiornamento della nostra roadmap, che ora siamo arrivati alla quinta domanda, che però forse oggi riesco a introdurla. Quindi aggiorniamo. L'aggiornamento è curve piane, parte prima, curve piane, parte seconda, il differenziale. Allora, il differenziale, e metterei un po' qui tra parentesi, condizioni di differenziabilità. Poi però su quello che chiedo esattamente all'orale, questo faremo come abbiamo fatto l'anno scorso, l'ultima giornata di lezione. Adesso i titoli, le voci delle domande sono indicative, poi verranno proprio esattamente quello che verrà chiesto all'orale. Scusate, chiudo la porta. Quindi vi dicevo, sono indicative queste voci, più o meno si capisce. Però esattamente quello che chiedo, qui ci accordiamo, pure se lo studente ha dei dubbi o viene nel mio office, e già per lunedì ho un po' di persone che vengono, e quindi deve essere l'ultimo dei vostri problemi. Prima passiamo allo scritto. E poi ho aggiunto gradiente, funzioni implicite. Gradiente avete messo probabile. Io direi che per cominciare la giornata, il progetto di oggi era la conclusione della storia sul gradiente. Però prima di partire, allora mettiamo via questo. Ah, dimenticavo, ve lo dico subito. Appena finita questa lezione, immediatamente dopo, siccome oggi non ho lezione di analisi 1, vado ad aprire il mio vecchio archivio, e se noi finiamo verso le 10, tre quarti, 11, subito mi metto al lavoro per andare a scegliere dal mio archivio di vecchi compiti una raccolta di esercizi. Io direi che 20 esercizi ve li posso. Chi è arrivato adesso? Walter Venturini, una ventina di esercizi. Quindi questo, entro mezzogiorno, diciamo l'una, avrete 20 esercizi che sono lo standard del vostro compito. Era venuto qualche giorno fa in ufficio lunedì un paio di giovani che mi avevano fatto questa domanda. Da quel che ho capito, ed è giusto così, agli studenti piacerebbe molto fare come ripetere l'esperienza dell'anno scorso che io ho sempre fatto. Dal 1994, l'anno in cui io sono a Ferrara, io ho sempre fatto le prove intermedie, mai saltate un anno. In analisi 1 già le ho riproposte e ho fissato le date. In analisi 2 mi è stato chiesto da Bacilieri, parvi ricordare, Bacilieri. C'è Bacilieri adesso o ancora deve arrivare? Beh, adesso non ho voglia di cercare nell'elenco. Comunque, Bacilieri e poi anche erano venuti tre studenti, erano passati lui, insomma, ricordo Bacilieri che mi aveva chiesto: possiamo, prof, ripetere questa esperienza che l'anno scorso ci è piaciuta molto, cioè quella di fare i compiti intermedi? Io sarei favorevole a farla, anzi strafavorevole. Qui solo, siccome si potrebbero teoricamente anche fare online, ma non è che mi piaccia molto questa soluzione. Io sto vedendo di organizzarmi per farli. Vi divido in gruppi da due, cioè in gruppi metà e metà, e vedo di riuscire a farla. Il problema è trovare le aule, ma forse il lunedì mattina, sfruttando le 2 ore di lezione, riesco ad avere un'aula a disposizione. Quindi l'idea è di fare due compitini, non tre come l'anno scorso, uno a metà, intorno al 10, 9, no, metà novembre, facciamo metà novembre, e l'altro direi intorno al metà dicembre. Vi divido per lettere, e quindi una metà e una metà, quindi sarete proprio seduti,
seduti al tavolo davanti a me, gestirli online no, Guido, non mi piace molto perché io voglio vedere lo studente in azione. Quindi direi che adesso sento però le risposte che mi danno, penso di che riusciremo ad organizzarsi, quindi ripetiamo, un primo compitino che lo facciamo intorno circa, mi sa il 15 novembre, forse una domenica, non, ma circa il 15-11. Poi il secondo compitino circa il 15 di dicembre. Ecco, direi che questa soluzione riusciamo, quindi se siete in una quarantina, mi ha detto Bacciglieri, e anche a me risulta che siete circa in 40 interessati a questa soluzione, dividendovi 20 e 20 ce la dovremmo fare. Allora, l'esercizio di stamattina. Poi naturalmente adesso abbiamo un mese di tempo, cioè anzi oggi quanti ne abbiamo? Oggi qui ne abbiamo 7, al primo compitino manca ancora un mese, una settimana, quindi abbiamo tempo di organizzare bene il tutto. Vi dicevo che gli esercizi saranno standard, però ho già in mente di mettere un limite extra. E allora ci pensavo ieri a cosa fare. Il limite extra che vi ho assegnato fino ad oggi, ancora non ha la soluzione. Allora la soluzione ve la mando io, questa, in modo che vedete, quindi ve la mando, vi mando il file, vi mando questo un file scritto, in cui vedrete una risoluzione perfetta, perché effettivamente io ve l'ho assegnato come esercizio extra, ma esercizi di questo livello non ne ho mai fatti. Dopo che ne avete visto uno, allora direi che assegnare qualche altro esercizio extra per casa, e ripeto, la conseguenza sono dei bonus, e questa, diciamo, occasione dei bonus va sfruttata, perché facciamo due conti. Ipotesi migliore possibile, lo studente prende 4 bonus, poi devo fare orale, più bonus, più scritto diviso 2, e quindi se io divido 4 e ne faccio la metà diventa 2, significa che nella condizione ottimale lo studente può aggiungere 2 punti al voto finale. Quindi se un 28 si tramuta in un 30, mi sembrerebbe uno, ripeto, è difficilissimo che tutti quanti arrivino a 4 bonus, ma almeno 2 significa un punto in più all'esame che non è da disprezzare. L'esercizio invece, gli esercizi che vi darò standard, perché nel primo compitino, siccome vi divido il programma a metà, nel primo compitino gli esercizi sui limiti saranno 3, nel finale ne metto 2, ma nel compitino, dividendo tutto a metà, ce ne saranno 3, quindi 2 nel finale e 3 in quelli intermedi. Allora, io ne ho preso uno, poi questo è lo standard, più standard non si può. E questo, dicevo, lo farei stamattina allo scopo di riscaldare i neuroni, i nostri neuroni. Quindi esercizio di, fate conto che sia come in Formula 1, il giro di formazione per scaldare i motori. Allora, è x tan y sopra e sotto c'è, no, meno sin x sin y, e poi divido tutto per il quadrato di x quadro più 2y quadro, tutto alla 3 mezzi. Allora, direi che quando il suggerimento, la dritta ve l'ho già dato, se sono funzioni che sono già polinomi, li lasciamo come sono, perché se sono polinomi abbiamo perfettamente individuato l'ordine di grandezza. L'uso è un uso intelligente, smart, di Taylor, quando compaiono funzioni che sono esponenziali, logaritmiche, quindi tangenti, seni, coseni, esponenziali, allora questi vanno trattati con il nostro strumento più forte che abbiamo visto l'anno scorso, che è Taylor. Come sempre, lo studente che vede un esercizio così dice: io vorrei però ottimizzare l'uso di Taylor, non spingermi troppo avanti nello sviluppo in serie. Allora, in questo esercizio il problema sostanzialmente non si pone, perché io come tentativo iniziale prendo lo sviluppo del tan e della tan e dei due sin fino al grado 3, e mi chiedo, basta questo? Dobbiamo vederlo
facendo il test. Basta o no? Proviamo se basta. Allora, x tan y, ci mettiamo lo sviluppo della tan, quindi x in parentesi lo sviluppo della tan. E poi i due seni, sostituisco gli sviluppi della tan fino al grado 3. Mi rendo conto che questo basta. State attenti che se io invece mettevo solo gli sviluppi del primo ordine, se io mi fossi fermato al primo ordine, avrei trovato xy meno xy. Allora, il principiante, ma proprio il principiante alle primissime armi, dice il numeratore è 0, ma naturalmente questa è una sciocchezza, perché l'anno scorso abbiamo... Scusate, hanno bussato alla porta. No, sto facendo lezioni, già arrivo dopo. Ecco qua, torniamo a noi, stavo dicendo. Noi dobbiamo individuare l'ordine di grandezza. Allora, se io mi limito al primo ordine, quindi la faccio un po' lunga su sto limite, quando li farete voi, però naturalmente sarete dei fulmini. Però per capire, ricordare un po' quanto ci siamo detti l'anno scorso, se io mi fermo al primo ordine, avrei zero numeratore, ma zero non mi dà l'ordine di grandezza, non mi dà l'ordine di infinitesimo, non mi dà la rapidità. Perché se io di una funzione, so solo che ho un'approssimazione zero, ma zero può andare bene x al quadrato y, x alla quinta, y alla terza, x radice di y. Quindi lo zero a livello di informazione è il nulla. Va bene? Quindi lo zero non mi serve, mi dice poco. Se invece io avanzo i gradi superiori capisco tutto, perché l'x e la y, questi due qua, si semplificano, e guardate cosa mi rimane. È chiaro cosa mi rimane, non devo mica perdere tempo a fare dei conti, non sto neanche a farli, ho una potenza 1 per una potenza 3, e poi ho una potenza 1 per una potenza 1 che semplifica, quindi alla fine ho un polinomio di grado 4 che è quello che domina, perché poi ci sono le potenze seste, perché se fate x al cubo per y al cubo vi fornisce una potenza sesta, è chiaro quella pesa di meno. Allora vuol dire che in termini di equivalenza quello che domina è questo. Questo perché? Perché adesso guardiamo anche il denominatore. Vabbè, intanto subito concludiamo. Un polinomio di quarto grado, se io lo scrivo in polare, cosa mi diventa? Chiaro, la forma diventa questa, r alla quarta k di teta, perché la x pesa come r, essendo un r cos teta. La y pesa come un r, essendo un r sen teta, e quindi x, y ed r hanno tutti peso r. Allora ecco spiegato la potenza quarta, perché il polinomio P4 letto in polare diventa un r alla quarta, per il k di teta. Questo è il numeratore. Denominatore, stesso gioco il denominatore. Diventa un x al quadrato più 2y al quadrato alla 3 mezzi. Allora questo mi dà una potenza 2 alla 3 mezzi, quindi r al cubo h di teta, con h lontano da 0. Allora, in questo caso, che h sia lontano da 0, lo vedo subito perché è un coseno al quadrato più un seno al quadrato, però, visto la eccezionale semplicità del denominatore, possiamo fare anche un conto, non serve, ma lo possiamo fare leggermente più raffinato nello scrivere proprio la funzione h di teta, scriverla e concludere che è maggiore o uguale di 1. Quindi generalmente allo studente non viene chiesto questo. Lo studente, se l'espressione del denominatore è più complicata, lo studente deve fare un'osservazione più semplice, che è questa. Concludere che dopo essere passato in polari ed essere arrivato a questa rappresentazione, la h di teta sta lontana dallo zero. Se il caso, come è adesso, è particolarmente evidente, ne trovo anche il minimo. Allora, se la funzione h è maggiore o uguale di 1, il rapporto 1 fatto h è più piccolo di 1, positivo è più piccolo di 1. Conclusione, il modello iniziale, dopo l'operazione di passare in polare le osservazioni varie, si presenta come questo qua che vi scrivo adesso. Un r per una funzione di teta, che chiaramente è limitato, perché il denominatore, cioè se io lo scrivo così, è r
per K per 1 fratto H. 1 fratto H, abbiamo visto qui, è minore o uguale di 1. K sta a numeratore ed è una funzione limitata, cioè il numeratore, se anche assume degli zeri, cosa ci interessa a noi se anche assume degli zeri? Non mi interessa. Il denominatore è sempre una banalità, perché il numeratore è sempre una funzione di teta continua, basta. Allora Weierstrass dice che se una funzione è continua su un intervallo chiuso e limitato è dotata di massimo e minimo, ma interessa il massimo. Siamo qui su un chiuso e limitato, ma naturalmente, perché il range di teta, eccolo qua, 0, 2 pi greco. Quindi ripeto, il problema è l'analisi del denominatore, il numeratore sempre fuori dai piedi perché è una funzione continua, quindi è dotata di max. Vi dovete accertare che il denominatore stia lontano da 0. Se l'espressione è complicata, basta fare questa affermazione, ma va motivata. Se il denominatore è particolarmente semplice, lo studente può anche trovarmi esattamente qual è il suo minimo. Allora, la conclusione ce l'abbiamo già. È la compressione, perché 0 è minore o uguale del modulo di F, minore o uguale di M per R, 0 è 0, questo tende a 0, fine. Per la compressione il limite è 0. Quindi questi esercizi qua ve ne mando tra i 20, ce ne sono, state sicuri che questo modellino, che stamattina si è servito, ripeto, come esercizio, il giro di riscaldamento, di formazione, ci sarà, è certo, questo modellino è assolutamente, non è certo, basta senza assolutamente, potrebbe esserci un Artan, un seno iperbolico, un coseno iperbolico, però questo qui, adesso tra i 20 ce ne saranno alcune, non è che ne dovete fare tanti, io sono strasicuro, potrei fornirvene ancora, chiaro, prima del 15 lo studente, il 15 novembre lo studente dice, prof, ce ne può dare altri, però inizialmente cominciamo con questi 20. Quello che vi garantisco io è che se capite bene questi 20, siete a posto. Quello che vi metterà in difficoltà, ma non è richiesto, uno può prendere la lode facendo un ottimo esame, anche se però la parte extra è per soddisfazione personale, questo vi garantisco che l'extra che ci sarà nel compito non sarà facile. Di solito, sempre visto così, che chi fa gli esercizi extra alla fine prende la lode, perché se uno ha fatto gli extra fa anche quelli standard. Quindi uno, se mi fa l'extra, ha già la lode in tasca. Bene, allora il riscaldamento è finito, questo lo eliminiamo. E entriamo adesso proprio nel vivo del nostro studio, eccolo qui. Stavamo completando il gradiente, perché è una domanda, ho detto che se rispondete bene vi porta via, è una domanda molto, con molta abbondanza di concetti, e che vi porta via forse scriverla bene anche un 20 minuti della prova orale. Quindi impariamola bene. Adesso noi faremo un conto formale. Prendo una funzione vettoriale, y, è una funzione f di x, dove x è una funzione di m variabili. Possiamo scriverla così, allora aggiungiamo f che va da omega, eccola qui, verso r, ed omega lo prendiamo aperto. Vi ricordo la definizione di aperto, vuol dire che ogni punto lo posso circondare con una sferetta, anche in n dimensioni la chiamo sfera, in due dimensioni la sferetta diventa il cerchietto, tutta contenuta nell'insieme. Ripeto, allora aperto, io prendo un punto dell'aperto, lo circondo con una sferetta tutta contenuta nell'aperto. Il campo da calcio, cioè non il campo da calcio, se io prendo un rettangolo, quando è che un rettangolo è aperto? Quando non considero il bordo. Cambiamento di variabile. Il cambiamento di variabile classico per il fisico sono il passaggio da polari, o viceversa, da cartesiani a polari, oppure da cartesiane a sferiche. Questi sono, diciamo, i classici cambiamenti di variabile del fisico. Allora, io che il vettore x è funzione di un altro vettore u, quindi scrivo x uguale ad x di u, ma occhio, che le dimensioni naturalmente possono cambiare,
Perché se io prendo una superficie che ha due dimensioni, pensate alla superficie, ha due dimensioni, e io voglio rappresentare questa superficie in uno spazio, in una stanza, nello spazio in cui viviamo a tre dimensioni. Allora il legame è che la terna X, Y e Z, che sono le tre coordinate cartesiane, le rappresento per stare sulla superficie in termini di due numeri che sono la latitudine e la longitudine. Quindi il caso classico è la rappresentazione della superficie. Allora io avrei che la terna X, Y, Z è funzione di due variabili, U e V, che sono la φ e la θ. Allora vedete che ciascuna di queste XK, con K, quindi il cui range è 1m, è funzione di 1, U2, UN. E qui ho scritto quello che vi ho detto un attimo fa. L'esempio classico è cartesiani polari e qui possiamo mettere in due dimensioni. Quindi le dimensioni in questo caso, insieme di partenza 2, insieme di arrivo 2 dimensioni. In questo caso, vedete, la coppia XY, cioè la coppia XY prende il posto di X1, X2, da che mondo è mondo, se siamo in due dimensioni, anziché usare X1, X2, useremo sempre XY. E la coppia 1, 2 in polare, anche qui, la possiamo scrivere Rθ. Quindi il cambiamento di variabile è X uguale ad R cos θ, Y uguale ad R sin θ, due dimensioni verso due dimensioni. Ora, prendiamo la nostra funzione F e siccome la dobbiamo leggere, vicino a parte, io prendo la mia funzione che è questa, y uguale ad f di x. Poi abbiamo detto facciamo un cambiamento di variabile, x uguale ad x di u. La nuova funzione, quindi la andiamo a leggere come y è uguale ad f di x di u. Per comodità, questa nuova funzione la chiamiamo di nuovo f, fa così tutto il mondo, non solo io. Quando prendo la funzione f, sarebbe in termini di notazione la funzione f composta con x, ma non lo fa nessuno. La funzione f letta nelle variabili u, tutto il mondo la continua a chiamare f e hanno ragione, è giusto così, è giusto così. Allora, qual è il nostro problema? E qui adesso enunceremo un classico, questo risultato che otteniamo adesso è un teorema, ma non l'ho messo nella lista delle domande perché ve lo trovate in maniera naturale inserito nella domanda del gradiente, quindi è la derivazione delle funzioni composte in più variabili, ma come vedete nella lista delle domande non l'ho messa perché in modo naturale, siccome è probabilissimo che io vi chieda il gradiente, perché poi è probabilissimo? È probabilissimo anche per un'altra ragione, che spesso lo studente che ha finito, forse ve l'avevo già detto, supponiamo che lo studente ha concluso la sua prova, lo studente ha concluso la sua prova e devo tradurre tutto in punteggio. Ha fatto lo scritto, ha fatto l'orale, ho fatto i miei conti, viene diciamo 27. Però la mia impressione è che abbia buttato via qualche decimale di punto facendo degli errori nel compito che si potevano evitare. Quindi l'impressione è che allo studente gli si potrebbe dare anche 28. Per avere questo 28, allora è possibile per transitare da 27 a 28 che scatti, allo studente lo si tenga impegnato alla lavagna o al posto, dipende da come faremo l'esame, ripeto, o lavagna o al posto, lo si tenga impegnato un altri 20 minuti con una domanda supplementare. Allora è probabilissimo che la domanda supplementare sia esattamente questa. Allora, il teorema del, quindi, chiaro che quel probabile diventa probabilissimo. Letta la funzione nelle nuove variabili, io voglio la derivata di f in queste nuove variabili. Allora, il differenziale. Ho qui preciso una cosa, questa domanda qui me l'aveva fatta Baciglieri quando è venuto a rapporto, quando è venuto a ricevimento, no, diciamo quando è venuto a trovarmi, il termine ricevimento mi ricorda andare allo sportello in banca, no, quando è venuto a trovarmi Baciglieri. Il differenziale. Noi abbiamo chiamato il differenziale, abbiamo detto che una funzione, se si lascia scrivere così, f di p più delta p,
come il valore iniziale, chiamiamolo F di 0, che è la F congelata nel punto, più T scalare delta P, e mettiamo il tilde, allora questo vettore T si chiama il differenziale, che è sinonimo, per quello che abbiamo visto noi, di gradiente. Questo per il matematico. Quindi il matematico chiama differenziale il vettore T. Il fisico usa un linguaggio leggermente diverso. Allora, il fisico dice che il differenziale è la trasformazione lineare associata al vettore, quindi questo scalare prodotto scalare, d'accordo? È come se io ho un vettore AB. Al vettore AB associo la trasformazione lineare che è AB moltiplicato per x, y, quindi AX più BY. Allora, per il matematico il differenziale è il vettore. Per il fisico il differenziale è la trasformazione lineare associata. Capite bene che è la stessa cosa alla fine, è identico. Non c'è ambiguità, è solo una questione di nomi, quindi noi useremo entrambi. Chiaro il messaggio? Matematico chiama differenziale il vettore, il fisico chiama differenziale la trasformazione lineare associata al vettore, quindi ambiguità nulla. Quindi noi useremo tutte e due. Il differenziale, quindi detto da fisico, eccolo qua. Il differenziale è il prodotto che vi sto in la riga che vi sto indicando questa, è il prodotto per lo spostamento. Qui uso i D perché uso il formalismo di Leibniz. E non so quante volte vi ho spiegato che fare i conti col formalismo di Leibniz è quello che facciamo noi. Certi matematici non lo fanno, ma è perché non è esatto questo modo di procedere, perché il formalismo di Leibniz permette di fare i conti bypassando la nozione di limite. Cioè questo, dopo parto col conto, lo dico, poi non dirò mai più, il formalismo di Leibniz è questo. Leibniz indica la derivata con df su dx. Il matematico spesso la indica, spesso la indica sempre, il matematico usa anche questo, ma diciamo il matematico più tradizionale la scrivo così. Allora io adesso qui non ho voglia di mettermi a fare questi conti con una marea di limiti, perché io so che il formalismo di Leibniz è perfettamente coerente, è un formalismo che funziona, ha una logica interna, e la dimostrazione che il formalismo di Leibniz è corretto esattamente quanto l'utilizzo dei limiti, dimostrazione definitiva, si sapeva anche prima, ma la dimostrazione definitiva 1966, Abraham Robinson, quindi d'ora in poi il formalismo di Leibniz verrà utilizzato senza freni. Differenziale è questo. Però vedete che ciascuna di queste dxk a sua volta io la vado a differenziare per avere i differenziali nelle nuove variabili. Quindi nella riga dei due differenziali, questa prima riga, chiamiamola, quindi la 1, chiamiamola 1 e 2 per essere avere i riferimenti ben precisi. La 1 mi dà il differenziale di f che contiene le differenziali delle xk. Bien. Ciascuno di questi differenziali di xk lo scrivo nella 2 usando la stessa 1, d'accordo? È sempre la 1 che sto usando. Allora adesso il differenziale di f cosa devo fare? Prendo questi differenziali, prendo la 2, scriviamolo 2, la inseriamo nella 1, 2 viene inserita nella 1. Poi uso la proprietà commutativa della somma. 10 più 9 è come 9 più 10. Quindi qui ho una somma in K applicata a una sommatoria in J. Se io faccio prima la sommatoria in J, semplicemente riordino gli elementi, ma naturalmente sappiamo che funziona. Quindi siamo arrivati a quest'ultima qua. Sommatoria in J, sommatoria in K, eccetera, eccetera. Quindi finora abbiamo applicato per ottenere la 3, diciamo così, la 3 è stata ottenuta con una doppia applicazione del differenziale. Bene. Ora però state attenti
che il differenziale, scriviamo allora anche qui davanti, lo posso anche scrivere così. Io so che se considero la funzione di partenza già letta nelle variabili u, applico quindi questa, chiamiamola la 4, eccola qui, io ho la mia funzione di partenza. La leggo in termini di x, poi col cambiamento di variabile la andiamo a leggere in termini di u. Applico la definizione di differenziale nelle variabili u ed eccola qui quindi. Pertanto questo dfu su duj è il coefficiente di duj. Questo che ho cercato in rotondo è il coefficiente di duj. Torniamo alla pagina precedente. Il coefficiente di duj, anche qui l'avevo circondato, vedete? Allora io ho due espressioni che sono una combinazione lineare, ho una combinazione lineare di differenziali. Però questa espressione ce l'ho fornita in due modi, ma allora i coefficienti devono essere uguali perché qui ho una trasformazione lineare, qui è una trasformazione lineare, una somma, una combinazione lineare di duj. La scrivo in due modi, i coefficienti devono essere uguali. Allora andiamo a leggere i coefficienti di duj nella 3 e nella 4, li uguaglio ed ecco il risultato finale. Questo è il teorema di derivazione delle funzioni composte. La derivata di f rispetto alla j-esima variabile u è questa qui, sommatoria in k di f su dx k. Sono le derivate rispetto della f rispetto alle variabili iniziali e poi devo prendere la k-esima variabile iniziale derivata rispetto a uj. Qui adesso però c'è una convenzione utilissima. Convenzione proposta da Einstein. Einstein l'ha proposta mentre scriveva il suo fondamentale lavoro, un lavoro che è uno dei più una delle più grandi creazioni di tutti i tempi, vi ho detto, almeno nel campo fisico-matematico, le più grandi creazioni di tutti i tempi sono dovute ad Einstein, Riemann e Cantor, tre tedeschi. Tre tedeschi hanno fatto, diciamo, hanno messo a punto le tre teorie. Beh, poi ci aggiungerei, beh, c'è un momento, tre tedeschi, poi nella MEC, se tengo conto, aggiungo anche. Vabbè, oltre a Riemann aggiungiamoci anche, diciamo, gli scienziati della meccanica quantistica, quindi anche scienziati inglesi, aggiungiamoci anche Fermi. Ma diciamo, se voglio rimanere ai nomi proprio più prestigiosi in assoluto, perché certo anche Fermi è stato un grandissimo scienziato, però Einstein è considerato di un livello superiore, quindi Einstein, Riemann e Cantor. Allora, quando la convenzione viene proposta da un nome del calibro di Einstein, tutti zitti e muti, perché? Einstein nel 1915 stava scrivendo, no, ha cominciato prima, negli anni 10, nell'anno 10, ci ha messo 5 anni circa per scrivere il lavoro fondamentale, un lavoro di una quarantina di pagine sulla relatività generale, 40 pagine, ma che sono state generate in 5 anni di profonde riflessioni. Allora Einstein, dovendo lavorare col calcolo tensoriale, si è immediatamente imbattuto in una marea di sommatorie. La cosa al fisico tedesco non gli piaceva. Einstein ha quindi introdotto questa convenzione. Attenzione, adottata in tutto il mondo, ripeto, quando una convenzione viene proposta da quello che in quel momento è ritenuto il number one al mondo, tutti zitti, la adottano. Qui abbiamo df su dj e una sommatoria su k, però vedete che l'indice k è muto. Perché quando io vado a vedere il risultato che c'è a primo membro, c'è solo J. Vuol dire che se io qui invece di K uso H, o uso L, o uso M, o uso N, quindi qui possiamo pure scriverlo e cambiamo nome, chiamiamolo H, uguale alla sommatoria in H di DF su DXH, DXH. DUJ, eccolo qui, DXH diviso DUJ. Non è cambiato nulla. Va bene? Allora, questi indici giustamente si chiamano muti. Allora, qui Einstein dice: perché io devo continuare a scrivere tutte queste inutili sommatorie quando io so che questi indici sono muti? Convenzione di Einstein. Questo è il modo in cui viene scritto oggi, cioè oggi, la convenzione di Einstein ormai avrà 110 anni.
Questo è il modo con cui viene scritto il teorema di derivazione delle funzioni composte. Quindi lo studente che molto probabilmente dovrà rispondermi alla domanda sul gradiente, per quello vi dicevo che io ho raggruppato, compendiato sotto un'unica domanda parecchio materiale e sono stato ottimista a dire che ci vogliono 20 minuti. Quindi io direi questo temino qua di studiarvelo molto bene, perché se vi viene chiesto cercate di raccontarlo bene ed è facile che vi venga chiesto. Allora adesso andiamo a leggere la convenzione di Einstein nel caso due dimensioni verso due dimensioni. Allora, come vi ho detto all'inizio del nostro talk, cioè all'inizio della nostra chiacchierata, se le dimensioni sono due, anziché usare gli indici x1, y1, eccetera, eccetera, naturalmente usiamo u e v. Allora riscriviamo Einstein. La formula non è dovuta ad Einstein, quindi la convenzione di Einstein. Questi conti però erano già noti a Newton e Leibniz, d'accordo? Quindi la chiamo di Einstein, ma in realtà sarebbe a voler essere storicamente la F, l'ho chiamata FC questa, perché l'ho chiamata FC, che sta per funzioni composte, perché poi evidentemente se le ho dato un nome è perché più avanti mi serve, allora FC sta per funzioni composte. Allora, noi andiamo a riscrivere Einstein in due variabili, 2 verso 2, eccolo qua, df su di u è df su di x, di x su di u, più df su di y su di u, facilissima da imparare, df su di x, di x su di v, più df su di y su di v. Se la variabile fosse solo una, le derivate parziali diventano derivate ordinarie. Quindi, se la variabile è una, vuol dire che sto togliendo, tengo solo la x, tolgo la y, la u e la v, e quindi io copro, mi rimane solo questa qua. Solo questa rimane. Perché la u e la v spariscono. Cioè, la v sparisce, rimangono la x e la u. Allora, ripetiamo. Se rimangono solo la x e la u, ecco qua cosa diventa in una variabile. Quindi è chiaro che è una estensione del teorema delle funzioni di variabile composta che abbiamo visto l'anno scorso, perché l'anno scorso suonava così, df su dx per dx su du, e questo era il df su du. Questo è scritto sempre col formalismo di Leibniz, e questo l'abbiamo visto un anno fa. Vedete che dal punto di vista formale va bene tutto, semplifico i due di x, e quindi le notazioni di Leibniz sono state una delle più grandi invenzioni. In termini di notazione, secondo molti studiosi, le notazioni di Leibniz sono le migliori possibili, di meglio non si può fare. Ora però mi serve un caso particolare, il caso in cui u e v siano esattamente le coordinate polari. Allora, quando noi usiamo le coordinate polari, ricordiamoci sempre che la coppia polare si scrive per convenzione, è una convenzione, uno se vuole può mettere anche prima la teta, ma non lo fa nessuno, per convenzione noi metteremo la U sarà la R e la V sarà la teta, quindi anche noi seguiremo questa convenzione. Allora, qui disegnino, teta è l'angolo formato dal vettore, questo è il vettore con l'asse X, R è la lunghezza del modulo. Va bene, allora procediamo. Allora, pagina, questa era la pagina 8, pagina 9. Eccolo qui. Il grad in polari. Allora, adesso se io voglio esprimere il grad in polari, mi devo preparare qui, questa pagina 9, sono proprio conti, ma molto molto spiccioli, che commentiamo rapidamente. Mi devo procurare le derivate parziali di x e y rispetto ad r teta, ma anche le derivate delle funzioni inverse. Quindi questa paginetta qui è una pagina che se lo studente riesce a memorizzarla, cioè all'esame, non mi deve fare i conti. Basterebbe, se li fa va benissimo, però se questi due sistemi di equazioni, questi due gruppi di equazioni, il gruppo di equazioni A e il gruppo di equazioni B, ma questo gli ho dato un po', chiamiamolo B, l'ho chiamata FC1, mi servirà evidentemente. Allora vuol dire questo, che
che io prendo x e y e prendo quindi il cambiamento di variabile r cos teta e r sin teta e mi calcolo le derivate parziali della x e della y rispetto alle nuove variabili. Poi faccio l'inversione. Quando faccio l'inversione, r è uguale ad x al quadrato più y al quadrato e teta arctan di y fratto x. Allora, anche qui, conticini, ma questa è analisi 1 purissima, faccio i conti e ottengo le derivate parziali delle funzioni inverse. Come vi dicevo, sarebbe buona cosa memorizzarle perché hanno una loro logica ferrea, però se lo studente è sotto stress, stress per modo di dire, perché se ne sta tranquillo, diciamo all'orale, eventualmente può scegliere anziché la lavagna starsene tranquillo al banco. Ma diciamo lo studente, un po' innervosito, dice: non me le ricordo, se le ricava, ma ricavarle deve fare conti di analisi 1. La matrice del cambiamento di variabile si chiama la matrice jacobiana, in onore del matematico sempre tedesco, in questa fase domino i matematici tedeschi. E la matrice jacobiana, ripeto, in onore di Carl Gustav Jacobi. Eccola qui, la matrice del cambiamento di variabile. Si chiama matrice jacobiana. Il determinante è R, perché vedete scritto qui, quando faccio, prendete questa matrice, cos meno R sin, sin R cos, fate il determinante, diagonale meno diagonale, e quindi il modulo di J che indica il determinante è R. Si chiama il determinante, quindi jacobiano. Poi sotto ho fatto gli stessi conti che ho fatto in alto, letti però con la trasformazione inversa. Allora la matrice la chiamo J-1. Perché l'ho chiamata J-1? Certo, l'ho chiamata J-1 perché se poi faccio lo stesso tipo di conto, il determinante è 1 fratto R. Allora, questo fatto qui, tra un po' di tempo, non è il momento adesso di distrarci troppo. Il fatto che nel cambiamento polare, cartesio polare, il determinante J sia R, questo ha un significato geometrico che per adesso non lo voglio andare a stanare perché ho in mente di concludere il gradiente. Però su questa, diciamo, interpretazione geometrica, di cui su questo punto ci torneremo tra un po' di tempo. Quindi ricordiamocelo questo risultato, che lo jacobiano, quindi jacobiana femminile è la matrice, jacobiano maschile è il determinante. Il fatto che il modulo dello jacobiano sia R avrà un'interpretazione che vedremo più avanti. Quindi questa pagina 9, ripeto, sono meri proprio conti standard di analisi 1, di derivate di x e y rispetto a v, cioè rispetto a θr, e la derivata inversa. Quindi queste ce le teniamo, qui l'ho segnata FC1, perché evidentemente tra un po' la dovrò richiamare. Giriamo pagina e siamo, oh, ecco qui. Adesso qui concludiamo finalmente la storia del gradiente. Naturalmente i tempi si sono allungati perché io ho fatto tutti i conti per bene. Io vi ho detto che all'orale una domanda così richiede 20 minuti perché non dovrete spiegare tutto quello che ho fatto io, la convenzione di Einstein, non mi dovete dire a quale anno risale perché Einstein l'ha fatta. Procedete in maniera veloce, dovete solo dimostrarmi che sapete fare i conti. Quindi è chiaro che noi ci abbiamo dedicato parecchio tempo, ne valeva la pena, ma nella prova orale voi procederete molto più spediti. Allora, adesso io faccio due tipi di conti. Voglio l'espressione del gradiente in polare e lo faccio in due modi e voi me li dovrete fare all'esame tutti e due. Perché il primo modo, perché lo voglio? Se, il primo modo ha velocità 1, il secondo modo, dovuto a Riemann, ha velocità 10. Allora lo studente è chiaro, dice: senti prof, perché se c'è un modo che velocità 10 ci fai anche velocità 1? Perché vi sto insegnando a fare i conti e farlo a velocità 1 significa applicare la convenzione di Einstein, cioè la formula di derivazione delle funzioni composte. Quindi ha una sua ragione, dovete imparare a fare i conti. Quindi all'esame, se c'è questa domanda, io voglio riprodotto il conto con velocità 1.
Allora io ho chiamato E1 ed E2 la base in coordinate polari. Questo, di solito i fisici usano i versori delle coordinate polari o anche loro usano E1 ed E2 oppure li chiamano R e θ con accentini circonflessi. L'ho fatto così per adesso, teniamo così. Allora, la base polare è questa. Io ho disegnato qui la griglia polare e punto per punto il vettore è 1, il versore, scusate, è 1, è diretto come l'asse X, è diretto come il vettore, scusate, come il vettore posizione, è a lunghezza 1. E2 è E1, prendo, diciamo un po', un bel ingrandimento. Questa è l'origine. Questo è il vettore posizione. Allora, diciamo che E1 è il prolungamento, questo è E1, è il prolungamento del vettore posizione ed è lungo 1 metro, questo qua, questo qui. Adesso io lo giro di 90 gradi, se io questo qui, la penna, la giro di 90 gradi, andiamo a finire qui. E questo è il vettore. O versore, diciamo più precisamente E2, ruotato di 90 gradi. Questa è la base nella griglia polare, che non è naturalmente fissa, perché se voi cambiate punto, evidentemente la coppia E1 e 2 è ruotata. Allora, conticino standard come applicazione delle funzioni composte. Allora, io voglio ottenere l'espressione del gradiente di F facendo dei conti e seguendo, diciamo, e per utilizzare il teorema, poi utilizzare il teorema di prima. Quindi voglio fare questi conti, intendiamoli come un sano e utilissimo allenamento, ma non è la strada più veloce, per cui poi vi faccio vedere come Riemann, cioè immaginarvi Riemann che perdeva, perché Riemann fare questi conti era perdita di tempo, per voi no, ma per Riemann è impensabile che un matematico di Riemann si mettesse a fare questi conticini. Noi invece li facciamo, perché nessuno di noi, io compreso, purtroppo è Riemann. Allora, gradiente di F, me lo scrivo in cartesiane, ce l'abbiamo. Noi sappiamo che tutto quello che stiamo facendo ha un senso perché il gradiente ha delle proprietà che non dipendono dal sistema di coordinate, quindi quello che stiamo facendo è logico, perché se abbiamo capito che il gradiente non dipende dalle coordinate, io lo voglio esprimere in polari e parto da un caso in cui so già qual è la sua struttura. Questa è la struttura cartesiana. Ora i vettori, i versori E1 e E2 me li scrivo in termini della base IJ, quindi scrivo la base polare in termini della base IJ. Allora io ve ne faccio solo uno, guardate un po', direi di farne uno e basta, il resto sono punti banali. Questo sia E1. L'angolo è teta. I e J sono qui c'è I e qui c'è J. Base. I e J sono i vettori, i versori che mi identificano gli assi X e Y. Allora, qual è il versore E1? È chiaro che il versore E1 è la coppia cos teta, virgola, sin teta. Forza. Questo è I ruotato di teta. Se adesso questo me lo scrivo in termini di notazioni vettoriali, E1 è uguale al coseno di teta moltiplicato I più il seno di teta moltiplicato J. Eccolo qua, perfetto. Allora io vi ho scritto E1 ed E2 in termini di EJ, poi faccio l'inversione. Allora devo fare l'inversione, o la faccio per via geometrica, oppure semplicemente per fare l'inversione. Prendo l'espressione di E1 e E2 e la vado a risolvere rispetto a IEJ, ponti da scuola media inferiore. Quindi io ho ricavato IEJ, allora E1 ed E2 ce li ho, sistemino in IEJ, ma oppure uno lo fa anche direttamente sul foglio con un disegnino. Abbiamo invertito IEJ, li esprimo in termini di E1 e E2. Allora adesso io prendo l'espressione del gradiente di F è questa che sta più in alto e ci mettiamo la penna che la indichi. D'accordo? Allora adesso prendo l'I e J che mi sono ricavato sulla prima equazione che sta in alto e li vado a sostituire
inserendo le espressioni di I e J in termini di E1 e 2. Chiaro? Ho I e J, li esprimo in termini di E1 e 2 e faccio una banale sostituzione. Faccio conti, a questo punto sono conti di livello 0 perché sono banali sostituzioni. Prendo dei pezzi e li inserisco dentro un'equazione. Allora, il risultato che sta scritto del gradiente di F dopo questi conticini elementari è l'espressione, vedete, in termini di E1 ed E2. Quindi abbiamo E1 ed E2 e tra parentesi abbiamo i coefficienti. Quindi la prima manovra è semplice. Esprimo il gradiente di F nella nuova base. Io ho il gradiente di F nella base vecchia, le cartesiane, la nuova sono la polare e ho espresso il gradiente. Vediamo adesso i coefficienti di E1 ed E2. Eccoli qui, c'è un coseno di θ, poi c'è un dF su dx, un dF su dy, un altro dF su dx, un dF su dy. Adesso cosa devo fare? È chiaro quello che devo fare. Quelle dF su dx e dF su dy devono andare fuori dai piedi, perché io voglio leggere tutto in termini di rθ. Quindi siamo sull'equazione asterisco. Mi va bene, è giusta. Perché non è completa? Perché i coseni e i seni mi vanno più che bene, però ci sono delle derivate rispetto a x e rispetto a y che non voglio tra i piedi, perché io voglio derivate nelle nuove variabili, perché alla fine la funzione deve essere letta come f di rθ. Tranquilli. Ora dobbiamo ricordare fc, eccola qui, la funzione, derivazione di funzioni composte. Ve l'ho riscritta in termini di rθ. Bene, le quattro derivate che qui mi interessano, allora, le df su dr mi vanno bene, per esempio il df su dr mi va bene, perché io voglio un'espressione alla fine, l'espressione deve coinvolgere E1 e ci siamo, deve coinvolgere E2 e poi deve coinvolgere i df su dr e i df su dθ. Va tutto bene se io faccio sparire questi dr su dx, dθ su dx, dr su dy e dθ su dy, cioè la x e la y io non la voglio più tra i piedi. Ma per fare questo devo tornare indietro nella fc1 che mi dava, vado a riprendere, fc1, ecco, quello che mi interessa ce l'ho già regalato qui. Li inseriamo dentro. Vi dicevo che questo esercizio è un teorema, però oltre che un teorema è molto istruttivo perché imparate a fare i conti. Adesso basta inserire, far sparire le derivate nelle vecchie variabili, inserirle nell'asterisco ed ecco finalmente che siamo arrivati alla conclusione. Quindi la conclusione, adesso prima di commentarla, diciamo come si ottiene, la strategia è la seguente. Scusate qui che col mano mosso non è più in squadra. Vediamo se. Allora, in conclusione, diciamo, la strategia è questa. Si parte dall'espressione di gradiente di F in cartesiane. I e J fa sparire sostituendoli come combinazione lineare di E1 e 2. Tutte le derivate rispetto a x e y vanno sostituite in termini derivate rispetto a rθ. E per fare questo si usa il teorema di derivazione delle funzioni composte. Allora, questo è un conto eseguito a regola d'arte, è un conto da principiante comunque, ma è stato eseguito a regola d'arte. E lo studente che lo esegue dimostra di sapere derivare le funzioni composte. Quindi niente da dire sul conto. Il conto è perfetto. Conto è stato eseguito da maestro, però, vi dicevo, Riemann non fa così. Vediamo più tra un attimo come Riemann lo risolve, vediamo in due righe, perché il modo di fare l'idea di Riemann era diversissimo. Intanto commentiamo il risultato, quindi df su dr moltiplicato il versore 1 e poi c'è questo 1 fratto r. Df su dθ 2, anche quest'1 fratto r qui avrebbe un'interpretazione geometrica che però adesso se ne potremo parlare più avanti, adesso non voglio interrompere l'esposizione.
Quest'1 fratto R che c'è qui ha una sua interpretazione geometrica, però per adesso accontentiamoci del risultato formale. Questo va imparato a memoria. Non esiste un fisico che non conosca questo risultato senza ricavarlo. Questo lo deve sapere a memoria il fisico, esattamente come nelle cartesiane sa che è dF su dx i più dF su dyj, e quindi deve ricordarlo allo stesso modo. L'unica cosa in più da ricordare è che c'è la derivata rispetto alla prima variabile, derivata rispetto alla seconda, poi c'è un fattore 1 fratto r, quindi è possibile dimenticarlo. Se poi uno pensa al significato geometrico, di cui probabilmente parleremo più avanti, diciamo, è impossibile veramente dimenticarlo. Come lavorava Riemann? Come lavorava Riemann? Riemann mica faceva tutti quei conti lì. Lavorava tra virgolette. Allora, Riemann lavora così. L'amico, molto svelto, perché la capacità di Riemann era che conosceva il risultato prima di fare i conti. Questa strabiliante capacità di Riemann si nota nel suo lavoro fondamentale, quello sulla funzione zeta. Riemann ha scritto, tolto l'introduzione e tolto i commenti finali, ha scritto un lavoro di 8 pagine. Tutti lo definiscono come il lavoro più profondo di tutti i tempi. La comunità matematica è abbastanza unanime nel ritenere Gauss il miglior matematico di tutti i tempi. Però dal punto di vista della profondità di pensiero, che non è tutto, ma è una qualità importantissima, anche qui la comunità è convinta, e io sono tra questi, che Riemann fosse più profondo di Gauss. Non era però, c'erano altri aspetti della matematica in cui prevaleva Gauss, quindi se facciamo una somma di tutti, anch'io considero Gauss il numero uno e Riemann il numero due, ma come profondità di pensiero Riemann è stato il matematico più profondo mai esistito. Il suo lavoro sulla funzione zeta storico, alcuni si spingono a definirlo il più grande lavoro della scienza, contentiamoci, diciamo della matematica, è lungo 8 pagine. È stato riscritto in inglese, ma per renderlo accessibile ai lettori le pagine sono diventate, ma forse 150. Quindi Riemann ha fatto 8 pagine. Le dimostrazioni sono degli sketch fulminei. Fulminei. Chiaro che prendiamo il lettore medio e non le capisce. Allora il lavoro di Riemann è stato tradotto, ma è stato, diciamo, anche, oltre che tradotto in inglese, è stato anche reso comprensibile. Le 8 pagine sono diventate 150. Allora, in questo esempio che vi faccio adesso molto più banale, però lì si vede proprio questo modo di procedere di Riemann. Riemann conosce il risultato senza fare i conti. Va bene? Vediamolo in questo, quindi. Vediamo su un caso molto più. Non possiamo paragonare quello che stiamo facendo oggi rispetto alla funzione zeta, ma dal punto di vista del modo di procedere è quello. Riemann se lo lavora così il gradiente e non fa nessun conto, non fa proprio nessun conto. Riemann dice, state attenti, cosa dice il ragazzo? Peccato che Riemann abbia smesso a 33 anni, purtroppo è finita la sua produzione, forse 34, diciamo 34 anni è finita la sua produzione scientifica, perché gli ultimi anni della sua vita sono stati pessimi dal punto di vista della salute. È morto che aveva 39 anni, quindi veramente era al massimo, intorno ai 33, ha raggiunto il top ai 33 anni, ed è un peccato che poi anche sulla funzione zeta non abbia continuato le sue indagini, perché è certo che a certi risultati non li ha pubblicati, sono andati persi. Ma adesso torniamo a noi. Adesso a Riemann gli abbiamo reso omaggio a sufficienza. Come lavorava Riemann? Riemann dice questo: prendo le mie coordinate polari. Allora, fisso un punto, fisso un punto. Io voglio calcolare il gradiente polare in quel punto. Allora, Riemann cosa fa quel furbacchione? Prende il punto e in quel punto gli piazza un sistema di riferimento cartesiano ortogonale. Questa è la sua x e questa è la sua y. Quindi punto per punto, in ogni punto, lui dice, io piazzo un sistema di riferimento cartesiano ortogonale. Quindi ad ogni punto lui associa un sistema di riferimento. Allora dice, guardate un po', piazziamo un riferimento cartesiano nel punto r teta. Allora se io ho piazzato il riferimento, il sistema del punto R teta, I coincide esattamente con E1 in questo punto fissato, e J è esattamente E2.
Allora dice Riemann, il gradiente, allora, prima c'è da osservare un'altra cosa. Se io adesso faccio uno spostamento lungo x, state attenti, allora che la x di Riemann è questa e la y, le ordinate sono queste. Perché, ripeto, abbiamo fissato il punto e per ogni punto fissato io ci metto un sistema di riferimento, quindi cambia. Però fissato il punto, vedete che se io adesso qui faccio uno zoom, se questo è R, x è diretto come r. Allora, dice Riemann qui, il dx è esattamente il dr, perché detto in termini non precisi, ma ci possiamo capire, la x è allineata con r. Non è corretto, dal punto di diciamo, non lo metterei su un libro, però si capisce, l'idea è questa. La x è allineata con r, perché se questo è il sistema di riferimento, la x ed r sono allineate. Si capisce quello che sto dicendo. La y, come fa a ottenere adesso la variazione della y? Allora, facciamo uno spostamento lungo di angolo di teta. Allora, questo archetto qua, guardate un po', questo archetto qua che vi scrivo, è approssimato, questo deriva dal teorema, da uno dei primi limiti che abbiamo visto, l'archetto è lungo come il segmentino, questi fisici lo usano in continuazione. Il fisico dice, qui io ho un archetto. L'archetto è lungo come in termini di infinitesimi, ha la stessa lunghezza del segmentino che connette i due estremi dell'arco, chiaro questo. Ma allora, siccome l'archetto è lungo r per d teta, ma questa è il dy. Il teorema, ricordate l'anno scorso, il teorema limite fondamentale sul seno, archetto e seno, visto l'anno scorso. Quindi fine, basta, non c'è più nessun conto da fare perché R di teta è di y. Adesso inseriamo quindi gradiente di F scritto in cartesiane è di F su di x più di F su di y moltiplicato per i moltiplicato per j, che coincidono, i e j coincidono con E1 e adesso al posto di y ci mettiamo R di teta, fine, basta. Ecco. Quindi in due righe, ma forse in una riga solo ci stava tutto. Il conto che abbiamo fatto prima lo abbiamo fatto, rifatto adesso. In coordinate sferiche, qui mi accontento perché le tecniche di dimostrazione, anche questo si può fare, io questo se lo dovessi fare, ma non lo sto a fare perché la tecnica è identica, non lo rifarei più col metodo standard dei conti, ma lo farei con questo modo geometrico di piazzare punto per punto, diciamo un ragionamento tipico di Riemann. Quindi questo è il grado in sferiche, il buon studente se lo ricorda. Ma se anche diciamo non se lo ricorda, per me la questione potrebbe anche essere finita qua all'orale. Ecco, lo studente che è arrivato qua può dire di avermi dato una risposta completa sul gradiente. Qui facciamo lo stop. Gradi sferiche non lo dimostro perché sarebbe sia che lo facessi usando diciamo i ragionamenti geometrici tipo questo di Riemann, oppure che facesse i conti in dettaglio, sarebbe un rifacimento dal punto di vista della difficoltà, non cambia nulla. E poi ho preferito farlo in due dimensioni perché è più facile aiutarci con la rappresentazione grafica. Allora, qui il teorema è chiuso. Se uno vuole proprio fare un figurone, mi mette anche il risultato sulle gradiente sferiche, mi mette un risultato sul gradiente in coordinate sferiche, dove questa R è variabile. Se R è fissa, le coordinate sono geografiche. Se R è fissa, io mi sto muovendo sulla Terra. Se R è variabile, mi sto muovendo intorno al centro del riferimento cartesiano, ma anche la possibilità di aumentare e variare la distanza. Quindi, uno studente che vuole fare un figurone mi scrive anche questa. Anche questa non è difficile, direi, si ricorda bene. Oh, questa invece è solo a scopo informativo. E qui è un risultato che per i fisici era vero e sono stati un po' sorpresi quando invece hanno scoperto un controesempio. Questo lo dico solo a scopo illustrativo, ma non lo chiedo all'orale, naturalmente, solo per completare. Mi pare che qualcosa dica pure Adams su questo, ma neanche lui può fare l'esempio, almeno se mi sembra, neanche lui si mette a fare i conti. Derivate seconde. Qual è il problema, tra virgolette?
Io prendo una funzione di due variabili e faccio la derivata rispetto a x. Quindi, vabbè, qui non sto neanche a fare i conti perché è il concetto che mi interessa. Prendo df su dx e poi la derivo rispetto ad y. Quindi io prendo una funzione fissata, la derivo rispetto a x e poi rispetto ad y. E ho un certo risultato. Poi faccio il conto invertendo l'ordine di derivazione. Do you understand? Faccio prima la derivata rispetto a y e poi la derivata rispetto a x. Cioè io dovrei confrontare due numeri che sono questi che ho scritto nell'equazione star. D2f su dx di y è uguale a d2f su dy di x. È la stessa derivata, stessa tra virgolette, solo che l'ho ottenuta è una derivata seconda, prima derivando rispetto a x e poi y e poi viceversa. È chiaro che i risultati sono identici. Allora, erano tutti convinti fino al 1890, fino al 1890, anche se non c'era una dimostrazione, erano tutti certi che questa equazione fosse vera. Nessuno la discuteva. Quindi per i fisici l'hanno sempre usata, quindi diciamo 1800, per 200 anni. Allora, il lavoro di Lanz è 1684. Quindi sono 200, oltre 2 secoli, la formula, nessuno l'aveva mai dimostrata, perché penso che neppure Leibniz, neanche Gauss, ci ha mai perso tempo. Probabilmente lo riteneva un esercizio, la dava per vera. Per i fisici sempre vero, e per i matematici no, no, perché Peano nel 1890 sorprende tutti, trova un caso. Questo lo lascio come io l'ho raccontato nella mia vita, da quando faccio questo lavoro, una sola volta, ero un giovane all'inizio di carriera e l'ho raccontata agli studenti di ingegneria, facendo una cosa che adesso non farei più. Se mi ricordo bene, deve essere stato, voi eravate ancora lontani dal nascere, nel 1991. Fatto vedere agli studenti l'esempio di Peano a degli ingegneri, ma sono cose che uno fa quando è giovane, poi dopo imparando come va il mondo non le fa più. Però per i matematici no. Allora, se volete, ve l'andate a cercare voi su internet, ma ve lo sconsiglio, perché è una funzione che non ha nessun interesse fisico. Peano trova un caso in cui incredibilmente è andato a stanare, solo un matematico lo può fare, solo un matematico lo può fare, una funzione tale per cui cambiando l'ordine di derivazione il risultato cambia. Il conto è giusto. Il problema, cioè un problema, il fatto è che per i fisici questa funzione non ha nessunissimo interesse, quindi è una questione dal punto di vista formale, è chiaro che il risultato non è sempre vero, non è sempre vero. Però questa funzione è una funzione che interessa, diciamo, è una curiosità, chiamiamola così, che può far presa sui matematici. Come si salva la situazione? Allora, immediatamente dopo che si è trovato questo esempio, sono sorti dei dubbi, dice, come, cos'è questa storia che non sono uguali? Allora è stata rifatta una nuova, finalmente una dimostrazione, che anche questa non la faccio, la do per buona. Questo comunque avrebbe un senso farla. Che se la funzione f è di classe C2, allora asterisco è vera, quindi si salva. Dire che una funzione di classe C2 vuol dire che sono continue e la funzione è continua e derivabile due volte rispetto alle sue variabili, quindi sono continue, diciamo, è continua d2f su dx al quadrato, virgola, d2f, cioè la derivata seconda rispetto a x, la derivata seconda rispetto a y, e la derivata seconda, le 4, in totale sono 4, ecco, queste sono le 4 derivate seconde, avete capito? Due volte rispetto a x, due volte rispetto a y, derivata mista, prima rispetto a 1, prima rispetto. In realtà si può anche dire di meglio, che se sono continue queste due, allora star è vera, quindi il panico è finito subito, Peano trova il suo esempio, ingegnoso comunque Peano, devo dire, fatto un esempio che non ha interesse fisico, però rendiamogli merito, perché se uno lo va a leggere è molto ingegnoso. Si trova in rete,
Questo non mi ricordo più perché c'è sempre qualche studente, tutti, non tutti, ogni tanto dice, prof, mi può indicare una referenza, non ve la indico e non mi ricordo neanche più se su Wikipedia italiano è fatto bene, questo non me lo ricordo più, comunque non vi do la referenza, ve l'ho solo detto a scopo, di conoscenza personale, d'accordo? Quindi questa è la situazione. Per noi star è sempre vera. C'è qualcosa da aggiungere, se vogliamo, è questa. Supponiamo che F non sia di classe C2. Vabbè, allora lì purtroppo entra anche il caso di Peano. Però anche qui sono intervenuti fisici e matematici e anche se non è C2, il concetto di derivata è stato leggermente mo è stato modificato introducendo un concetto di cui parlerò proprio le ultimissime lezioni, e vi darò appunti da studiare per Natale, il concetto di derivata debole, tra virgolette. Se io introduco il concetto di derivata debole, allora star diventa vera anche Peano lo sistemiamo, quindi anche il suo esempio, un concetto di derivata debole, rientra dentro a star. Quindi ripeto, la derivata classica non funziona. Però se introduciamo un concetto di derivata debole, star ci fa stare dentro anche Peano. Ma questo è detto, ripeto, sul concetto di derivata debole ne parleremo probabilmente alla penultima o ultima lezione. Il gradiente l'abbiamo esaminato con una dovizia di particolari mai vista. Allora, io qui mi ero preparato già, però come sempre a non mi piace iniziare e finire, allora vediamo un po' cosa avevo, ecco qui, questo qui però non facciamo il prossimo step, ve lo preannuncio, ma lo voglio fare tutto in una botta sola, quindi non sto a iniziare e poi c'è troncarlo lì. Il prossimo step è il rotore, perché ci manca una volta che intanto la pagina, facciamo così. Io ho una buonissima idea che mi è venuta adesso. Mi è venuta adesso. Io qui metto, vediamo che siano ben inquadrate dalla telecamera. Eccole qui. Quindi questo ve lo lascio risolto subito. Diciamo, vediamo qui. Mi sono subito tolto le castagne dal fuoco. Il rotore. Qui ci sono due paginette con dovizia di particolari autosufficienti, che io ve le metto qui ben inquadrate, quindi la lezione è registrata, vengono salvate, e ve lo do come compito per casa. Io qui vi illustro, vi dico che cos'è il rotore. Per spiegarvelo bene, mi basta solo un'informazione, in modo che voi capiate bene queste due paginette, è l'orologio con 3 ore. Qui c'è un disegnato, vedete una lancetta lì, quello è un orologio con 3 ore. Allora, una volta che io vi spiego questo, siamo a posto. Adesso gli orologi con le lancette, che non esistono più, cioè non esistono, non li usa più nessuno. Ah, è sfocato questo. Allora niente, se è sfocato, lo risolvo a modo mio in questo modo. Lo risolvo in questo modo. Aumento la risoluzione della telecamera. No, faccio ancora. No, 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 faccio ancora di meglio. No, non lo riprendo da qui. Io lo riprendo col mio. Io ho uno smartphone che mi sono preso così per hobby, un Sony che è proprio il top del top di gamma e fa delle foto da sogno. Allora, e se io gli faccio la foto con il mio Sony, verrà qualcosa di meraviglioso e quindi la di Rosa dopo non potrà più dirmi che è sfocata. Ecco, no, perché scrivi scusi? No, 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 scusi non ci sta, ma grazie profe è già più che sufficiente. Quindi lo risolviamo così. Io le lascio qui le due paginette, poi faccio una foto col Sony. E vi garantisco che, e ve la mando questa via mail, quindi non viene persa la qualità, appena finita la lezione, quindi vedrete che viene una cosa strepitosa. Però mi serve,
Ah, sono solo tu, tuoi di rosa. Allora lo mando solo, ma lo mando a tutti, lo mando a tutti lo stesso, mando a tutti. Com'hai di rosa? Dipende dalla scarsa qualità dei tuoi apparecchi, come si giustifica? Perché anche l'altra volta mi ricordo che mi avevi segnalato problemi di ricezione. Ma professore, ho anche cambiato iPad, ma non so. Ho Secondo capito. me ho la linea. Adesso ho Ah, preso allora l'iPad. sì, allora ci sono. Allora perché? Se voi fate un test, divertirvi a fare un test, che è questo, la qualità della vostra linea. Io i test li uso usando fast.com, non so se avete già testato la vostra apparecchiatura di casa, potete fare i test su fast.com usando i telefonini o i portatili, tutto quello che vi pare. Allora, uno studente un giorno che abitava in Trentino, stavamo facendo l'esame che è stato in maggio e fu una pena perché cadeva la linea, si era caduta 10 volte. Allora dico, fammi un po', avevo un portatile, fammi il test con fast.com, avevo una linea attraverso ponti radio in Trentino e la sua velocità era tra i 5 e i 6. Io sto usando invece la linea naturalmente del dipartimento che ha collegamento fisico col Cineca. Ho fatto ieri il mio test in termini di mega, guardate cosa mi è venuto fuori. 4.900, quindi io qui dal dipartimento ho il collegamento proprio fisico col Cineca e viaggio a 4.900. È chiaro che voi non siete nelle stesse condizioni, quindi probabilmente la De Rosa ha questo. Ma adesso lasciamo perdere i problemi tecnici e torniamo a noi. Vi devo spiegare l'orologio con 3 ore. Un po' trovare il foglio qui, il foglio con 3 ore. L'orologio con 3 ore. Questo qui però deve rimanere lì bello fisso e poi ci aggiungiamo. 4.1 mi dice la De Rosa e non andiamo bene, De Rosa, ma cos'hai? Che operatore hai? Come sei collegata? Sei collegata, mi Ma sembra. io, sì, io ho Tiscali, ma sì, ho comprato l'iPad che gli devo mettere la schedina nuova, mi prenderò Va una bene, allora schedina da mettere dentro speriamo l'iPad. che la De Rosa risolva la prossima Next Best. Quelle invece De Rosa che io ti ho mandato registrate dal mio office, e lì evidentemente il problema non c'è. No, no, io le vedo benissimo. Quelle le vedi bene perché io te le Sì. ho mandato il link e quelle le vedi bene, no? Immagino, perché non hai un problema, quindi le vedi No, no, perfettamente anche una l'audio. volta che le scarico, infatti a me io devo scaricarle, non Ah, posso guardarle. Sì. scusa, ma quando ci metti? Perché scaricarle sono un po' pesanti, perché praticamente alcune pesano come un DVD. E quando ci metti a scaricarle? Ma dopo io studiando tutto il giorno succede Ah, ho che capito, ora non che c'è le più un scarico problema è di la tempo. sera, Ah, va bene, quindi non me ne accorgo neanche. va bene. Ah, va bene, allora posso lasciare, io direi di così, quando vi mando e ve ne manderò anche in futuro di lezioni registrate, io continuo a lavorare con massima. La telecamera al massimo della prestazione, risoluzione 1600x1200. Se poi le scaricate, sai che ci mettete 3 ore mentre dormite la notte, va bene. Allora, l'orologio con 3 ore. L'orologio con 3 ore è fatto così: l'ora 1, l'ora 2 e l'ora 3. Allora, se voi andate a vedere gli appunti sul rotore, vi renderete conto che vi serve questo orologio. Qual è l'aritmetica dell'orologio con 3 ore? Se io faccio 1 più 2, per esempio, arrivo all'ora 3, ma se io faccio 1 più 3, faccio un giro completo dell'orologio, allora 1 più 3 è ancora 1 e 2 più 3 fa 2. Allora, se voi usate l'aritmetica dell'orologio con 3 ore, questi appunti sono perfettamente comprensibili. Qui c'è la definizione di rotore e poi nell'altra pagina c'è il. Allora, tranquilla di Rosa che non mi so. La mando a tutti, comunque lo mando a tutti il file tra un po'. Allora, va Grazie. bene, il rotore c'è la spiegazione, poi c'è la spiegazione in due variabili, perché il rotore viene definito in tre variabili. Si può anche dare una definizione del rotore in n variabili, ma io non l'ho mai vista utilizzata dai fisici, quindi io vi ho dato il rotore in R3. Si può dare in Rn, esiste la definizione, ma usata dai fisici, devo dire che non mi è mai capitato di vederla dai fisici, che la gli serva. Poi qui c'è un secondo esercizio che è il significato fisico. Il significato fisico vi dico cos'è.
Qui nella pagina 9, pagina, vediamo un po' se si vede, qui pagina 9, c'è una piattaforma, questo è estivo, voi dovete immaginarvi la giostra a cui andavate da bambini, una piattaforma che ruota con velocità angolare omega, quindi prendete la giostra che sarete saliti dai bambini, dove vi siete sul cavallo o sulla Ferrari in miniatura. Questa piattaforma ruota a velocità costante, velocità angolare omega. Allora io per stanare il significato fisico del rotore, quindi mettiamolo il senso della rotazione, eccolo qui, così, il senso della rotazione è questo, vi chiedo di comprendere bene, ma è spiegato con dovizia di particolari. Io faccio come esercizio il rotore del campo delle velocità. Faccio i miei conti e la conclusione a cui arrivo è questa, che il rotore del campo delle velocità è due volte il vettore velocità angolare. Cioè se io divido a metà, ho che metà rotore è esattamente il vettore velocità angolare. Allora, capite perché gli studiosi dell'Ottocento hanno deciso di chiamarlo rotore. Poi concludo con due identità, che sono queste, non vanno dimostrate perché sono banali. Il rot del grad è 0 e il div del rot è 0, qui non c'è niente da dimostrare, uno fa il test, quindi non dovete perdere tempo. Poi, ultimissima osservazione della giornata è che il rotore del campo newtoniano è 0. Il motivo è questo, perché il campo di Newton si scrive in termini di grad, lo ricordate? Se io faccio il campo di Newton, proviene da un gradiente, ma certo, è il gradiente del potenziale gravitazionale, grad di 1 fratto r. Eccolo qua. Allora, è chiaro che il rotore del campo x, a parte il meno che non disturba sulla nullità o meno, se faccio il rotore di x fratto r al cubo è chiaro che viene fuori 0, perché x fratto r al cubo me lo scrivo come grad. Allora vado a osservare la prima delle due, ho un rot di un grad. Il prossimo argomento sono le funzioni implicite. Allora io direi ho già pronto una cosa di questo genere. Io racconto a lezione l'enunciato del teorema. Vediamo Adams. Ah, ve l'ho già scritto, Adams, per Adams, il teorema delle funzioni implicite, Adams 2, paragrafo 3.8. Adams fa una dimostrazione appena accennata, io faccio di meglio, dimostrazione che faccio io, è proprio una dimostrazione fatta bene e sarà questa la strategia. Spiego durante la lezione con il collegamento via Meet, spiego il teorema, esempi, applicazioni. Mentre la dimostrazione fatta, che sarà fatta, vi garantisco io da maestro, non perché la faccio io, ma l'ho presa da un libro diverso dall'Adams, e quindi il maestro, semmai, è riferito all'autore di quel libro, quello ve lo mando in forma registrata, perché quella sarà la perfezione assoluta, quindi verrà curata nei minimi dettagli, nel senso che alcune dimostrazioni che ci tengo che lo studente le veda perfette, vengono fornite per via preregistrata perché io la registro. Se poi mi accorgo che c'è qualcosa che non va, cancello tutto e la rifaccio. Quindi è chiaro che quella sarà perfetta. Pertanto, la prossima lezione, alcuni limiti di. Allora, oggi vi mando dei limiti, lunedì prossimo ne facciamo alcuni insieme. Dei 20 che vi mando oggi, allora devo segnarmi cosa dobbiamo fare. Oggi mando 20 esercizi. Alcuni li risolviamo in aula lunedì, poi passiamo al teorema delle funzioni implicite, enunciato, esempi, dimostrazione, vi viene inviata con qualità migliore, registrata nel mio office. Ma mi pare che per oggi abbiamo fatto un magnifico lavoro, soprattutto abbiamo capito il gradiente al 100%. Quindi l'aggiornamento direi che è. Ah, ecco, mi dimenticavo una cosa, lunedì mattina, prima ho un impegno burocratico, ecco, lunedì mattina, penso, cerco di essere qui a 9:20, però quando si ha a che fare con i burocrati facciamo 9:30, allora vediamo se è 9:30 sicuro. Spero di esserci. Allora, 9:30 e la concludiamo qui. Quindi lunedì siete convocati per
le ore 9:30. Io direi che per oggi abbiamo finito, aspetto quelli che si sono prenotati per lunedì e lunedì prossimo, funzioni implicite, signore e signori, è stato un piacere come sempre. A lunedì.